Ho pensato, visto che dopo pranzo è sempre un momento abbastanza difficile, di fare un intervento un po' diverso rispetto ai soliti, quindi non vi racconterò quelli che sono tutti i nostri servizi, tutte le nostre attività. Siamo comunque qua fuori nel nostro desk, quindi chi volesse approfondire la parte VoIP, noi siamo un provider VoIP che lavora esclusivamente con le aziende e con gli installatori telefonici. Ci trova tranquillamente successivamente. Vi volevo raccontare invece un po' quello che è lo scenario in cui si va a collocare questa rivoluzione che sta avvenendo in questo momento in Italia, che magari in maniera molto silenziosa, però in maniera molto forte, sta cambiando radicalmente, il modo di fare telecomunicazioni in Italia. Per raccontare questo cambiamento, per raccontare quelle che sono le ultime novità, mi faceva piacere cominciare con una piccola storia. Chi già mi conosce, ci sono vari partner all'interno della sala, che già collaborano con noi da tempo, già mi hanno sentito, sanno che mi piace raccontare delle storie. E oggi volevo raccontare, la storia di come è cominciato il nostro lavoro. Il mio lavoro, cioè il lavoro delle persone che lavorano dall'interno delle telecomunicazioni. E questo nacque grazie a un signore che all'inizio dell'Ottocento viveva in America. Un ragazzino molto giovane che aveva il dono della pittura, gli piaceva dipingere, era bravissimo. Chiamiamo questo ragazzino con un nome fittizio, poi vi rivelerò chi è, altrimenti se ve lo dico subito capite dove vado a parare, quindi diamogli il nome di Samuel, no? Samuel era un ragazzo che gli piaceva dipingere, disegnare, e a un certo punto cominciò a diventare molto molto bravo e cercò di specializzarsi in una determinata cosa, cioè i ritratti. A quei tempi non c'erano le fotografie e quindi era molto facile diventare, insomma, facendo i ritrattisti, creare un business. Addirittura diventò talmente bravo che il suo nome cominciò a circolare. Allora vi volevo raccontare di quattro lettere che lui ha ricevuto o spedito nel corso della sua vita e che poi hanno cambiato la vita di tutti noi. La prima lettera arrivò e la scrisse John Adams. John Adams era il secondo presidente degli Stati Uniti d'America. E gli disse: caro Samuel, so che sei molto bravo, mi farebbe piacere se mi fai un ritratto, anche se sono vecchio, cerca di ringiovanirmi. Samuel partì, andò a Washington, fece questo ritratto, gli venne molto bene e da quel momento in poi diventò il ritrattista più rinomato. Tant'è che cominciò a guadagnare un sacco di soldi, tant'è che poi gli arrivò l'incarico di fare un ritratto del generale Lafayette, che durante la seconda la rivoluzione americana aveva contribuito in maniera forte a creare l'indipendenza dell'Inghilterra. Ecco che all'apice della sua carriera lui si innamora di una donna, Lucrezia, fa 3 bambini, vive in maniera molto agiata, è un pittore famoso. Dopodiché parte per andare a fare questo dipinto e sta diversi giorni, cerca l'ispirazione a Washington e a un certo punto gli arriva la seconda lettera. Nella seconda lettera, la scritta a suo padre, c'è la notizia di sua moglie che dopo una breve malattia è morta. Lui rimane sconvolto da questa cosa qui perché mentre lui si stava divertendo a Washington non sapeva assolutamente della morte di sua moglie. Allora partì, abbandonò tutto, tornò a casa, lui abitava nel Connecticut, quindi molti chilometri di distanza. E la sua unica domanda era: perché non sono riuscito ad avere questa informazione subito? Perché non esiste ancora un mezzo per comunicare da un punto lontano a un altro punto in maniera immediata? Ecco che questo diventò una fissazione. Diventò una fissazione, tant'è che lui abbandonò completamente la pittura, lui era un nome famosissimo, e cominciò a dedicarsi a trovare una soluzione a questa domanda, cioè come faccio a comunicare una cosa in tempo immediato da un posto a un altro. Allora, lui, che comunque non aveva tantissimi soldi, incominciò a costruire, era un appassionato di cavalli, mi piaceva disegnarli, ma era un appassionato di elettricità.
E questa elettricità, che era una cosa nuova che si stava facendo all'inizio dell'Ottocento, lo prese talmente tanto che cominciò a costruire dei piccoli marchingegni con tutta una serie di materiali riciclato. Ecco che lui in breve tempo inventò quello che era il primo telegrafo. Lui era Samuel Morse, quindi il suo nome era vero Samuel Morse, e inventò questo sistema perché effettivamente non riusciva a concepire come una notizia importante come la malattia di sua moglie non gli fosse giunta in tempo. Aveva comunque abbandonato la sua voglia di dipingere, quindi non era più un pittore. Presentò la sua invenzione all'università perché aveva bisogno comunque di essere finanziata, e riuscì a trovare all'interno della platea dell'università Andy Vail, che era il figlio di un famoso costruttore di acciaio, aveva un'industria di acciaio. Bene, Andy Vail scrisse la terza lettera di questa storia, scrisse al padre e disse: ho trovato un'invenzione incredibile, dobbiamo finanziarla. Arrivò Morse, decisero insieme di costruire tutta una serie di apparati, di fare una serie di prove tecniche, però gli mancava il codice, che naturalmente sapete è la parte fondamentale in qualsiasi tipo di telecomunicazione per riuscire a trasmettere messaggi. L'idea di Morse era abbastanza, chiamiamola così, stupida, perché ad ogni numero associava una parola, e per ogni parola ci doveva essere un libro dove andare a trovare, quindi il numero 1, casa, il numero 2, albero, era molto logorroico. Andy Vail invece creò un alfabeto fatto di punte, linee e punti, e creò in suo onore l'alfabeto di Morse. In maniera forte in mente di comunicazioni, tant'è che per la prima volta era possibile comunicare, lanciare un SOS, ad esempio. Quindi l'uomo che non era riuscito ad essere presente durante la morte di sua moglie riuscì poi a salvare tutta una serie di vite umane grazie a questa invenzione. E capite bene che questa trasmissione a impulsi elettrici è stato il primo momento in cui abbiamo cominciato a comunicare tra di noi in maniera lontana. Fino allora c'erano altri mezzi, ma questo ha rappresentato proprio l'inizio. Samuel Morse decise di fare un piccolo esperimento per mostrarlo al governo americano, e quindi fece 6 chilometri tra casa sua, tra una casa e l'industria di Andy Vail, e la prima frase che è stata comunicata, quindi che un uomo ha comunicato a un altro uomo da lontano attraverso dei punti e delle linee che ricordano molto anche i bit di 0 e 1, è stata questa frase qua. Non la dico in inglese perché il mio inglese fa abbastanza schifo, però nessun chi aspetta non è mai imprudente, chi sa aspettare non è mai imprudente, e questa è la traduzione. È per questo che spesso e volentieri, quando anche noi ci approcciamo ad un determinato mercato, dobbiamo avere anche la pazienza di quelli che sta avvenendo e che sta cambiando. Arrivò la quarta lettera dove il governo americano comunicava a Samuel Morse che la sua invenzione sarebbe stata ingegnerizzata e sarebbe stata creata la prima linea tra Baltimora e Washington. Da lì in poi le telecomunicazioni hanno preso l'impulso e naturalmente siamo arrivati ad oggi.